Ma nonostante tutto ciò, i matti non comunicano con l'esterno e neppure fra loro, se non per scambiare o avere qualcosa. Perciò anche fra loro funziona una specie di mafia, ma essa va molto di là dai rapporti economici e rivela paurosamente che la libidine di comandare si appoggia sulla libidine di servire. Così in manicomio ciò per cui i ricoverati devono lottare è più o meno la sopravvivenza, talché non sono ammesse debolezze. Quindi anche il matto è costretto a praticare la morale che ha contribuito a chiuderlo dove si trova. In questo senso la classe infima dei ricoverati è quella di coloro che hanno perduto il controllo del proprio intestino e che si sporcano sempre. Gli altri matti li chiamano caconi. L'omosessualità attiva, passiva e reciproca è frequente nel manicomio, specie fra gli uomini. In non pochi casi fa parte della malattia, ma è dovuta soprattutto alle stesse cause che la rendono una pratica quasi inevitabile nelle prigioni e nei migliori collegi. Il matto omosessuale si forma una clientela dalla quale ricava sigarette, viveri, denaro e potere. Infatti queste relazioni sono tanto mafiose quanto sono erotiche. È un ricatto continuo di persone spesso losche ma dotate di un fascino formale cui non pochi cedono perché il matto omosessuale è di solito giovane e non ancora devastato dalla malattia. Così in quelli che si sentono brutti o deformi provoca invidia e nello stesso tempo esercita attrazione. Di ricoverati ricchi ne abbiamo visti uno solo, una giovane donna grassa e inerte. Si intuiva che era stata bellissima. È finita in manicomio perché la prima notte di nozze gli parve altro da una notte d'amore. Appartiene a una molto cattolica famiglia di proprietari terrieri. Certo, di ricoverati ricchi ve ne sono altri, ma noi in tutti i reparti ci siamo sentiti tirare da mani in cerca di spiccioli e di fumo. Abbiamo anche capito perché il matto è quasi sempre vestito male o in maniera ridicola. La follia non c'entra. Il fatto è che l'abito con cui vengono ricoverati gli deve bastare 10 o 20 anni. Non pochi degli ammalati con i quali abbiamo parlato erano evidentemente persone di intelligenza almeno normale. Alcuni avevano idee e sapevano esprimerle con precisione e perfino con spirito. Tale spirito prendeva quasi sempre di mira il manicomio e la propria o altrui condizione di matto. Al riguardo, la consapevolezza dei ricoverati è generale. Sanno tutti dove sono e come ci sono. I più con molta amarezza. Nella scuola una donna ci ha detto: perché fate il cinema a noi? Tanto siamo matti. Poi, intelligenti o non intelligenti, sono tutti furbi, in vario modo e in varia misura, tranne quelli incapaci di intendere e di volere. Questa furberia è loro necessaria per sopravvivere, dato che la famiglia e la società li rifiutano anche quando non sono pericolosi a sé e agli altri. La conseguenza pratica, più appariscente, più costosa e infine meno matta di tale furberia è lo sfruttamento attivo che i ricoverati più abili fanno dell'istituzione manicomiale, cioè del complesso apparato di leggi, regolamenti, disposizioni
che la gente sana ha apprestato contro le persone folli. In termini tecnici, siffatto fenomeno si chiama istituzionalizzazione dell'ammalato. Di che si tratta, con parole semplici? Qui non mangio male, ho un letto pulito, ci fanno il cinema, si balla e al ballo si può trovare un'altra matta o un altro matto per andarci a letto. Esco quando mi piace, mi svago un po' con le 1000 lire al giorno che guadagno, facendo il lavoro protetto quando ne ho voglia. Se fossi operaio in una fabbrica o contabile in un'azienda, starei meglio. Loro fanno le rotaie e le somme, io faccio il matto e duro meno fatica in tutti i sensi. Nessuno ce lo ha detto così, ma tutti ce lo hanno fatto capire, sia pure involontariamente.